E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questa nuova recensione. Sigla! Oh, ed eccoci qua ragazzi con questo Midcloth X di Pegasus Seiya con l'armatura d'oro del Sagittario. Questa era una figure che dovevo recensire veramente da tanto e vi anticipo già che è qualcosa di veramente spaziale. Se voleste acquistare ragazzi la potete trovare nel mio sito Ara Service Shop nella scheda in alto oppure qui sotto in descrizione, ma non perdiamo altro tempo, vediamo la confezione ragazzi, veramente splendida. Questa è la parte frontale, questo qui è uno dei lati con appunto l'armatura del Sagittario sul totem, questo qui è l'altro lato con il nostro Pegasus che sferra il suo colpo, questa qui è la parte posteriore con un po' di pose fighe della nostra figure. Questa qui è la parte superiore, questa qui è la parte inferiore, ma direi di non perdere altro tempo sulla confezione e andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. E ragazzi, cioè, guardate qua che bomba, di cosa stiamo parlando? Adesso andremo a vederlo più nel dettaglio, ma prima, come al solito, vediamo gli accessori. Cominciamo con questo, ragazzi, che è semplicemente il totem su cui appunto si monta l'armatura del Sagittario. Non vi farò neanche vedere come si monta, ragazzi, perché si monta praticamente nello stesso modo che addosso a Pegasus, cambia solo che alcuni pezzi si dividono anche su queste gambe posteriori, diciamo, del cavallo, quindi niente di particolare. Tolto di mezzo il totem, vediamo le molteplici mani intercambiabili. Abbiamo queste qui a pugno chiuso. Poi abbiamo queste altre due qui invece aperte in questo modo, con queste due dita invece un po' più chiuse, eccole qui. E abbiamo queste altre due qui per concludere con il palmo, vedete, spalancato. Queste sono dotate anche di questi plate che naturalmente si possono intercambiare su tutte le altre mani. Per il resto abbiamo naturalmente anche quelle chiuse a pugno senza l'armatura. E poi abbiamo questo pezzo qui, ragazzi, che è naturalmente il ciuffo di capelli che si può intercambiare, vedete, al diadema dell'armatura del nostro Pegasus. Poi abbiamo questi visi intercambiabili. Il primo è questo qui con denti digrignati, veramente ben realizzato. Naturalmente la somiglianza con Pegasus c'è tutta, davvero pulitissimo come painting. Abbiamo quest'altro qui sempre con denti digrignati che però guarda, vedete, verso il lato, secondo me è ideale per quando sta per scoccare la freccia dal suo arco. E questo qui invece è sempre con gli occhi che guardano però dall'altro lato, però con la bocca spalancata. Anche questo veramente ben fatto, ragazzi. E ora, ragazzi, andiamo a vedere il nostro Pegasus. Ma prima c'è un accessorio che mi ero dimenticato di includere nel video, ovvero questa freccia. Vedete la freccia del Sagittario, veramente, veramente ben realizzata. Naturalmente c'è un altro accessorio che è questo arco che andremo a vedere tra poco nel dettaglio. Ma concentriamoci sul nostro Seiya, sul nostro Pegasus. Guardate qua che figata. Questo qui è il viso base serio di cui è dotato. I capelli anche sono fatti veramente, veramente benissimo. E poi inutile dirlo, ragazzi, l'armatura del Sagittario è qualcosa di magnifico. Guardate qua, le ali sono immense. Eccole qua, guardate che figata. I capelli anche sulla parte posteriore sono fatti benissimo. Ma ragazzi, questa è veramente forse l'armatura più bella dei Cavalieri dello Zodiaco, e questo qui forse è il Pegasus, il Seiya più iconico, ancora più iconico del Seiya con l'armatura di Pegaso, perché questa qui, ragazzi, è veramente un'armatura eccezionale. Qui, come avevo detto prima, c'è l'arco, come vedete, impugnato tramite questa mano che ha il dito indice, vedete, alzato proprio per rincoccare la freccia. Guardate qua l'arco fatto veramente benissimo, con questo dorato che è un po' più caldo, diciamo, del dorato invece dell'armatura. Comunque ha varie sfumature di dorato, si possono vedere benissimo, ragazzi. Qui c'è quest'altra mano particolare che sembra chiusa a pugno, ma no, invece ha questo foro qui, vedete,
per introdurre la freccia all'interno e quindi appunto posarlo con la freccia nell'arco, veramente una figata. Per il resto vediamo anche l'armatura delle gambe, anche questa mi piace veramente un sacco perché vedete copre praticamente tutte le gambe, è uno spettacolo questa armatura del Sagittario, ragazzi. L'abbiamo vista comunque nel dettaglio, vi faccio vedere le articolazioni adesso di questo Pegasus, perché nonostante abbia questa armatura molto molto imponente, ingombrante, è anche ben articolato. Abbiamo una testa che può muoversi in questo modo, può ruotare lateralmente, ovviamente può muoversi anche in questo modo. C'è articolazione qui a mezzo busto, vedete, si alza e si abbassa, si alza per permettere questo movimento in avanti e indietro del busto, che è veramente ottimo nonostante ci sia l'armatura. C'è anche rotazione laterale in questo modo, c'è rotazione qui alla vita. Per quanto riguarda le braccia, ragazzi, come vedete hanno quella sfera, quindi permette un movimento anche in avanti e indietro del braccio in questo modo. In su e in giù c'è l'apertura laterale, anche questa che è veramente ottima, rotazione qui al bicipite. C'è l'articolazione doppia qui al gomito, anche questa comunque molto molto funzionale, guardate qui che raggio ha. Poi abbiamo naturalmente anche la rotazione al polso e il piegamento al polso. Le spalline anche, ragazzi, vedete, sono articolate in questo modo qui, sono mobili, quindi non limitano il braccio. Figata che ci sia anche questo pezzo di spallina all'interno, sotto la spallina vera e propria. Anche le ali, ragazzi, sono articolate, possono muoversi, vedete, in questo modo qui, e sono articolate, vedete, anche sulla schiena in questo modo qui, veramente splendide. Per quanto riguarda poi la vita, abbiamo tutte queste articolazioni del gonnellino, ragazzi, per non limitare appunto alcun movimento. Guardate qua, si può aprire completamente se avete bisogno di posarlo, veramente una figata. Questo pezzo si è tolto, ecco qua, lo rimettiamo subito. Per quanto riguarda le gambe, ragazzi, andiamole a posare. Guardate, il gonnellino comunque si sposta, quindi la gamba può andare in avanti senza alcun tipo di problema in questo modo qui, può andare anche all'indietro senza alcun tipo di problema. Bisogna stare attenti, ragazzi, perché come vedete, muovendo potrebbero venire via dei pezzi del gonnellino, ma assolutamente non sono dei pezzi che si rompono, semplicemente si staccano per via dei movimenti. Continuiamo comunque a vedere le articolazioni, abbiamo rotazione nella parte superiore, abbiamo l'apertura laterale praticamente massima, veramente una figata. Poi abbiamo il piegamento doppio al ginocchio, che è caduto un altro pezzo del gonnellino, bisogna stare un po' attenti quando si maneggia, ma rimettendo i pezzi non succede nulla. Qui abbiamo appunto il ginocchio, stavo dicendo, veramente ben realizzato nonostante l'armatura. E poi abbiamo il piegamento del piede in su, il piegamento del piede in giù, anche questi con dei movimenti veramente ottimi. Abbiamo anche la rotazione laterale della caviglia in questo modo e il piegamento alla punta del piede. Ci tenevo, ragazzi, a farvi vedere queste articolazioni con tutta l'armatura indosso, perché qualcuno può pensare, non avendo mai avuto questa figure tra le mani, per esempio, che sia una figure poco posabile. Invece no, tutto il contrario, è una figure molto molto ben posabile, nonostante l'armatura che, tra l'altro, non ve l'ho detto prima, ma l'ho dato per scontato, ha molte parti in metallo, ragazzi. Ovviamente, però, le ali sono in plastica, altrimenti avrebbero dato un peso troppo eccessivo al nostro Pegasus. Ora, ragazzi, andiamo a misurare l'altezza del nostro midcloth. Siamo praticamente sui 17 centimetri spaccati, ovvero 6 pollici e 75. Eccolo qui come sta a confronto con il Pegasus Revival, e come vedete è un po' più basso perché quello non è X, e con il Goku Super Saiyan Blue SH Figuarts. Ed eccolo qui a confronto del mitico Monnezza Spider-Man, come vedete hanno praticamente la stessa altezza. Ed eccolo qui girellare sulla nostra basetta, e ragazzi, è veramente splendido, uno spettacolo, una figure veramente ben realizzata, secondo me che tutti i fan dei Cavalieri dello Zodiaco dovrebbero avere nella loro collezione, anche se non collezionano tutti i Midcloth, tutti i Cavalieri d'Oro, tutte queste cose qui. Questo qui, ragazzi, è un Pegasus iconico che fa anche scaffale da solo, secondo me da avere veramente a tutti i costi. Comunque, ragazzi, fatemi sapere adesso cosa ne pensate voi di questo Seiya con l'armatura d'oro del Sagittario con un commento qui sotto. Io, ragazzi, non darò voto a questa figure perché, cioè, è una figure da 10, questo sarebbe il voto.
è qualcosa di eccezionale, praticamente perfetta in tutto. Come vedete, sta anche in piedi da sola senza alcun tipo di problema. Poi è anche molto molto posabile, oltre ad avere dei dettagli pazzeschi. Ma ripeto, lasciatemi il vostro parere su questo Pegasus Seiya con armatura di Sagittario con un commento qui sotto. Il like al video è sempre gratissimo, così come anche la condivisione. Vi ricordo l'ultima volta che se voleste acquistare anche voi questa figura la trovate nel mio sito Alas Views Shop nella scheda in alto, pure qui sotto in descrizione. Detto questo, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Pegasus Seiya Sagittario e collezionate sempre. La 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 la